Sono Paolo Toselli e nel 1990 ho fondato il Centro per la raccolta delle voci e leggende contemporanee, unico esempio del suo genere in Italia. Ho scritto il libro La famosa invasione delle vipere volanti, ripubblicato in questi giorni dalle edizioni in una versione ampliata e aggiornata. In occasione di Book City Milano vi condurrò nel mondo affascinante delle leggende metropolitane, storia incredibile tra il vero, il falso e il vero. Ciao amici delle edizioni, sono Gianluigi Bonanomi, autore del manuale per difendersi dalla post-verità e sono qui per presentarvi un evento che si terrà il 16 novembre alla Biblioteca di Cologno Monzese, un evento dedicato prevalentemente ai ragazzi e si andrà sostanzialmente insieme a caccia di bufale, quindi ci sarà il racconto di cos'è una bufala, ma soprattutto la possibilità comunque di cimentarsi in una ricerca online appunto per sfatare le fake news. Quindi vi aspetto al 16 novembre a Cologno Monzese. Ciao, sono Nicola Cavalli, vi aspetto sabato 17 novembre in occasione di Book City al Teatro Franco Parenti alle 14 insieme all'autore Fiorenzo Pilla per parlare di tecnologia e genitorialità e per presentare il volume Prontuario per genitori di nativi digitali, 100 domande e risposte appunto su tecnologia e genitorialità. Passeremo un'oretta insieme a parlare di come gestire la tecnologia in famiglia e di come i genitori possono migliorare il rapporto con i propri figli anche grazie all'utilizzo della tecnologia. Ciao, sono Fiorenzo Pilla, coautore di Digital Lab. È sabato 17 novembre alle ore 15.30 sarò al Teatro Franco Parenti di Milano insieme agli altri autori Rossella Dolce e Raimondo Aiello per parlare con voi di come il web abbia cambiato il nostro modo di vedere l'amore e il sesso. Vi aspettiamo. Sono Simone Aliprandi e per l'editore Le Edizioni ho pubblicato vari libri sul tema dei diritti digitali perché sono appunto la mia competenza professionale facendo io l'avvocato. Quest'anno però mi sono voluto cimentare in un'esperienza un pochettino diversa e lontana dalle mie corde originali. Un libro che si intitola Cronache dalla radura, riflessioni ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia. Quindi vi invito a Book City 2018 quest'anno per discutere di questo argomento con altri autori della stessa casa editrice. Mi raccomando, non mancate, sarà una bella occasione di confronto. Ciao a tutti, io sono Sissi Decorato e io Maria Grazia Bisutti. Insieme a Gioia Panzarella abbiamo tradotto The King and Me, un'opera teatrale di Enis Qureshi che l'edizione ha appena pubblicato con il titolo di Io e il Re. In occasione di Book City vi aspettiamo per parlare insieme di teatro, di musica, di celebrity and fandom e soprattutto per ricordare l'immortale figura che è stata Elvis Presley, the King of Rock. Mi raccomando, venite a trovarci sabato 17 alle ore 18 al Teatro Franco Parenti. Vi aspettiamo! Ciao! Mi chiamo Carlo Piana, sono un avvocato e ho scritto un libro su un argomento che ritengo molto interessante della mia attività. Il libro è questo, si chiama Open Source Software Libero e altre libertà e in cui mi occupo non soltanto di software ma anche di contenuti liberi, Creative Commons, Wikipedia, cloud, beni culturali. Molti di questi argomenti stanno assumendo una sempre maggiore importanza nella nostra società. Ne parleremo il 17 novembre a Book City, in cui presenterò questi argomenti. Vi spero di incuriosirvi e vi attendo numerosi. Ciao, sono Mara, sono giornalista e mi occupo di dati. Io e Francesco Tissoni, professore di editoria multimediale e teorie tecniche della comunicazione web presso l'Università Statale di Milano, abbiamo scritto questo volume sui dati e il mondo della comunicazione, che presenteremo in occasione di Book City. Perciò, se vi interessa o vi incuriosisce come i dati stanno modificando e trasformando il giornalismo, l'informazione e la comunicazione in generale, abbiamo tantissimi argomenti interessanti di cui discutere con voi domenica 18 novembre alle 18.30 presso il Teatro Franco Parenti di Milano. Non mancate, vi aspettiamo!